ne hanno il diritto di avere perché guardano il mondo, ma ne hanno viste tante e possono commentare. A un anziano si concede tutto, quindi ci è capitato spesso di vederli, di osservarli, di riderci sopra, e quindi ci siamo un po' immaginati noi anziani, col nostro modo di fare, e abbiamo immaginato l'amicizia tra queste due persone che dura da una vita, e quindi reciprocamente hanno la possibilità di scherzare. Gli anziani sono anche gli unici che hanno il pieno diritto di poter scherzare sulla morte, perché il loro cinismo può arrivare anche a tanto, ma perché hanno una percezione della vita che è diversa da quella dei giovani. Quindi non vuole essere una presa in giro, ma anzi una valorizzazione e un omaggio agli anziani. Sì, no, infatti questo cinismo e questa giustizia che si sente addosso all'anziano. E poi ci piace anche raccontare, noi siamo di Milano, il modo in cui le persone anziane vedono una città che sta completamente trasformandosi. E quindi eccoci qui allora. A proposito di trasformazione, ecco. Ieri ho fatto una riflessione. Sentiamo. Siccome era tanto tempo che non vedevo i cani bassotto, sì, no? I cani bassotto invece adesso se ne vedono una valanga, veramente. Ci avete fatto caso che si vedono i cani bassotto? Erano anni che si vedevano soltanto delle cose grosse, il pitbull, quella roba lì. Allora, secondo me il bassotto è ritornato di moda perché la gente che c'ha il cane non ha voglia di fare niente. Vi spiego. L'altro giorno ho visto chiaramente il bassotto, si sa, è basso. Per definizione, un bassotto. Allora, al posto di girare col sacchettino per raccogliere la cacca, no? Tu c'hai il bassotto al guinzaglio. Il bassotto al guinzaglio ti va sotto la macchina parcheggiata. Caga, schiacci il bottone, lo recuperi. Lui torna già cagato, no? E tu non devi andare sotto la macchina col sacchettino, ovviamente. E poi danno la colpa a quello della macchina. 5 il mese scorso. 95. Ci sembra ieri che ne avevo 20 e che avevo il bassotto, invece cazzo ne ho già fatti 95. 95. Eh sì, 95. Ti ricordi? Cioè, 50 anni che sono insieme all'Ernestina. Sì. 50 anni abbiamo fatto le nozze d'oro. Ti ricordi che sei venuto anche te alla festa, che, sì, hai mangiato la torta? Ti ricordi? Sì. Non la fetta, la torta, cazzo, la torta. Tutta la torta mi hai mangiato. Che cavolo, erano 6 piani, eravamo in 6, pensavo uno a testa io.